Cosa ne pensi di quello che è successo domenica? Poi andiamo ad analizzare la discussione tra i due. Ho l'impressione che sentendo questi discorsi, chi non è addetto ai lavori o chi in generale segue le competizioni in maniera marginale, si parli di astronavi, si parli di UFO, di oggetti non identificati, ma non è così, perché quando si va in pista con una moto che ha certe caratteristiche che sono inevitabilmente provenienti dal passato o che è andata per ragioni X a scimmiottare qualche misura e ciclistica di altre moto sulla cresta dell'onda, perché bisogna sapere anche che ci sono questi scambi di informazioni trasversali tra una squadra e l'altra o tra tecnici che contrabbandano anche informazioni che dovrebbero essere segrete ma in effetti segrete non sono. Lo abbiamo visto anche in Formula 1 e abbiamo visto vari piccoli scandali che sono finiti in tribunali, no? Allora io cosa dico? Che quando si ritrova con una ciclistica si ha un motore tra i cosiddetti del pilota e delle geometrie che sono inevitabilmente precise, cioè un angolo di sterzo, che sia il motore portante, che non sia portante, nulla a che vedere, e riprendiamo quel discorso, brevissima parentesi, il motore portante ha una nervatura strutturale superiore ad un motore, chiamiamolo normale, che è collocato in una culla di derivazione, delta box di derivazione, doppia culla chiusa o culla a sbalzo, ma che ha una propaggine che porta ad avere un canotto di sterzo se c'è una forcella. Se non c'è una forcella, vediamo le ELF, vediamo le Bimota Tesi e così via, troviamo una geometria che, tra virgolette, assomiglia più a una geometria di macchina da corsa, ma noi abbiamo una forcella, quindi teniamo in considerazione la classica Ohlins e quelle che erano una volta nelle moto del Gran Premio le Ceriani. E cosa dico? Che oggi la misura standard per guidare una moto del Gran Premio è attorno mezzo grado, quarto di grado più o meno, ma siamo attorno ai 23 gradi. Da lì abbiamo una sospensione, da lì abbiamo un retrotreno che anche se ancorato al motore o non ancorato al motore, ritorniamo ad avere una geometria e link della sospensione posteriore, ci sale Pino Lievi, ci sale Canzano, ci salgo io, ci sale Stone o un altro, ognuno di noi ad un certo punto troverà la misura ideale per avere un certo feeling con la moto. Ma chi me l'ha detto che io debba guidare con il feeling di Stoner o con il feeling di Marco Lucchinelli o con il feeling di Capirossi? Ognuno di noi ha un feeling particolare. Questo feeling non è così distante dall'altro. Ci possono essere chili di differenza se Pino è a 90, dico 90 chili, sì, per dire... 90. Pino, per scusa, dire, l'ha detto lui, io non c'entro. Per dire più pesante del sottoscritto. Ah, okay. Ma voglio con questo dire che sicuramente avremo una molla del posteriore differente, ma quello che lui sente o quello che io sento, alla fine, ritorna ad essere una particolare taratura ed è quindi una personalizzazione di quello che è una moto già nata in un certo modo. Ecco che dico ancora questo: quando si parlava di pilota che si butta fuori o pilota che può variare il baricentro della moto, ma il baricentro della moto nulla a che vedere con quello che è la mia sensazione o la sensazione di un altro pilota quando scendendo dice al Jeremy della situazione che si ritrova ad avere Valentino che è un pochino più composto rispetto a Stoner. Ma quando Stoner ha detto la sua opinione personale sulla moto e che il tecnico deve fare l'aggiustaggio o l'aggiustamento sulla sospensione, sulla parte idraulica, sulla parte oleo-pneumatica, eccetera, se esiste questo tipo di soluzione,
non sarà così differente dall'altro che si butta più fuori. Perché? Perché quando un pilota dice ho la moto che sottosterza, il tecnico interviene per evitare il sottosterzo. Ho la moto che sovrasterza, il tecnico interverrà per evitare il sovrasterzo. Faccio due esempi banalissimi. Ecco che non sono diverse le soluzioni per adattare quel tipo di inconveniente al di là se uno va fuori o se uno sta dentro. Se uno va fuori dovrà piegare leggermente meno, se uno sta dentro dovrà piegare leggermente di più, ammesso e non concesso che abbiano la stessa velocità di percorrenza. Fermati, della curva. Mi manca un particolare. Prego. Te lo ripete caso di chiaro. No. No, perché sei partito dicendo che la moto è una cosa semplicissima e hai fatto un discorso iper complicato, ma alla fine no, tu no, vuoi... No, non che è una cosa così semplice, è che... No, aspetta, voglio sapere, vuoi dire che nella moto di Stoner c'è anche la moto di Valentino e sei contrario al fatto che la Ducati si metta a rifare dei pezzi, oppure che è giusto che la Ducati rifaccia dei pezzi per andare dietro lo sviluppo di un altro? Allora... In 10 secondi, se puoi. Se la propaggine di questa parte... chiamiamolo appendice, che va dal motore al canotto di sterzo. A crocchio, come lo chiamo, lo scatolo. Non so che cosa abbiano fatto, ma ci sarà comunque un appendice che andrà dal motore al canotto di sterzo. Compreso il canotto. Il canotto di sterzo, stai tranquillo che c'è, esiste. Sì, e poi c'è l'accrocchio. E al canotto di sterzo, un attimo, al canotto di sterzo ci sono le piastre che portano alla sospensione. Sì, poi c'è la ruota, i suoi freni, c'è aspetta, tutto. Aspetta, questo punto dobbiamo metterci nel cervelletto, che questo punto non è una cosa dell'altro mondo, è un qualche cosa che ha dietro le spalle 50 anni, 60 anni di competizione, dove tantissime persone ha cercato una soluzione differente da quella vecchissima e banalissima sospensione, e nessuno è mai riuscito a fare fino ad ora meglio di quella banalissima e antichissima sospensione. Da sì, quando è venuta fuori? Quindi secondo te non si può uscire dallo schema Ducati, qualunque pilota non può far niente, no, perché la moto è nata in quel modo. Se non ho capito così. Posso mandare la pubblicità, perché altrimenti siamo in ritardo già di 7-8 Prego. Minuti. Chiedo scusa Ermanno, vai e poi torniamo qui a griglia. Bene, bene. Arrivano le prime reazioni al discorso sulla tecnica di Ferrari, c'è qui in prima fila uno, sta chiamando a casa, non ti preoccupare amore, sto bene, mi riprenderò, qualcuno non è più tornato dal bagno, ma arrivano anche delle mail per Virginia. Beh, si è spinto un po' troppo in là oggi con la tecnica, perché la gente ha scritto, ma che domanda sta rispondendo? Poi, se potete chiedergli come mai a un certo punto della storia dell'umanità è stata inventata la ruota, e poi ti prego fermatelo delle crisi esistenziali, mi sto buttando nelle braccia della droga. Quindi è un po' difficile. Sentiamo una telefonata da casa. Giulio, pronto? Sì, pronto. Ciao Giulio. Non sul canotto di sterzo, no, però. No, c'è la sintesi del discorso. Dino è andato a vomitare in bagno prima, ha avuto un attacco. La sintesi del discorso è questa. Sì, la sintesi l'hai promesso. La sintesi. Un pilota che... Sì, sì, torna subito. Un pilota che scende dalla moto... Con Pino sempre a 90, giusto? Pino e rimane... dice al proprio ingegnere telemetrista, al proprio ingegnere responsabile delle sospensioni, eccetera, voglio la moto in questo modo e non me ne può fregare di meno se l'altro, che magari può andare più o meno forte, dice che io voglio e pretendo la moto come... esigola che debba okay. essere punto piedi. È stato bravissimo, adesso ha imparato. Bravo, quindi, bravo Virgi. Quindi, no, aspetta. No, basta, hai detto sintesi. No, hai detto sintesi, basta. Ultima considerazione di già la considerazione è peggio. 5 secondi. Sì. Non possono quindi dire che i Ducati sono stati deviati dal loro indirizzo tecnico da Casey Stoner. Perché? Perché la moto è sempre quella. Che ha provato in tutti i modi, non c'è. Chissà Valentino cosa diceva allora della Ducati. Hai di essere un uccellino là nel box, cosa volava? Chissà cosa volava. L'ha detto lui. Una domanda da fare. No, basta, domani, un attimo, hai rotto le palle con queste domande, basta. Il problema della Vantreno. No, c'ho la telefonata, devo fare una telefonata. Il problema della Vantreno lo diciamo? Ma dai, ti faccio rispiegare la Vantreno. No, il problema della Vantreno sono anni che c'è in Ducati, c'è fin dai tempi di Stoner, all'inizio, a metà. Perciò io dico, in anni non siete ancora riusciti a risolverlo? È così difficile risolverlo. Senti, beccati pure dell'ignorante, hai visto qua? No, beh, l'hai detto con quel tono lì, però. No, ho detto così difficile da risolvere. Chi è che mi chiama? Aspetta, lo spiega lui. Volevo chiedere una cosa all'ingegnere.
Sei ingegnere tu, no? Sì. Così sembra. Adesso comincia a avere dei dubbi, no. Però. Chiedo perché non c'è il dubbio, Ah, pardon, scusami, A chi devo rispondere? No, non capisco più niente neanche io, Fabiano. No, io volevo fare una domanda, Non una... L'ha fatta lui, tu... Rispondo prima... A Casoli. Nonostante abbia usato un tono che non ci è piaciuto, vero? Non è stato bello. Non sei stato elegante. Io amo tutti coloro che lavorano per la Ducati. Offendere così Fabiano non mi è piaciuto. Oltretutto, ha ricordato, io in quell'epoca c'era nel 97, che il suo unico mondiale l'ha vinto proprio con una Ducati, quindi dovrebbe essere grato. No? La Ducati dovrebbe ringraziare, con quella moto non ha più vinto nessuno, ho vinto solo io. No, comunque sul discorso della confidenza Lavantreno, Chiesi ha lamentato qualche avvisaglia di problemi con Lavantreno, in realtà solo l'ultimo anno, che poi c'è stata un po' la diatriba forcella nuova, sì, vecchia, non, ok, più performante, però non sento il limite della gomma e via dicendo. E anche qua, effettivamente prima con delle gomme diverse che permettevano molto di più, potevi usare e non avevi mai grandi problemi. Con queste gomme qua effettivamente... percepire dove è il limite è fondamentale. Quindi in questi anni noi abbiamo fatto un percorso di sviluppo e vorrei confutare ogni dubbio, non è che siamo stati deviati, noi abbiamo sviluppato la moto per quello che era il pilota più forte che avevamo, quindi abbiamo dato a lui il massimo che potevamo fare del supporto da parte dell'azienda. Se poi queste cose non vanno bene per altri non significa che lui ci ha portato fuori strada, lui ci ha portato nella sua strada. Certo, e qua si potrebbe collegare al tuo discorso, appena è stato un male o un bene, per cui... Sì, chi è? Risposto alla mia domanda. C'è la pubblicità. Dimmi, c'è la pubblicità però. Scusami. Domanda, nel momento in cui esisteva quel tipo di problema, che via quella famosa gomma un pochino più soft e quindi più aderente, avete perso l'avantreno e avete cominciato ad avere la macchina sottosterzante, qual è stato... Qual è a tuo avviso il rimedio nel momento in cui ti arriva al box un pilota che non ti dà un'indicazione e tu cosa fai per andare incontro a questo inconveniente? Beh. Vuoi un cappio? No, aspetta, no, desidero la risposta. Io sono statico. Ho chiesto se volevo. No, vuoi mando la pubblicità? Ripeto, io mi fermo al box, ti dico, ho l'avantreno che mi parte. E non ti dico nient'altro. Tu cosa mi fai alla macchina? Gira la ruota. Ovviamente non è una domanda a cui si può rispondere con una battuta, nel senso che non una battuta, mezza battuta. Sì, però sono tutti discorsi che lasciano il tempo che trovano, nel senso che noi quello che abbiamo fatto nella moto è stata una linea di sviluppo. Ad esempio abbiamo cercato rigidezze di un certo tipo. Giusto o sbagliato? Ad oggi io onestamente, io non come Ducati, come... ingegnere Fabiano Sterlacchini, mi pongo l'interrogativo se è stata la strada giusta, per Chiesi sì, ma magari per altri no, perché ad esempio parlando con Loris diceva che, come se la ricordava lui la moto, quando prima con i freni tirati andava dentro la curva sentiva delle leggere flessioni all'anteriore che gli faceva percepire che quello era il limite, lui era arrivato. Con un telaio estremamente rigido quelle torsioni, quelle flessioni non ci sono più. Quindi dov'è la visaglia? Uno se la deve costruire. E Chiesi capitava, ovviamente io non ho mai lavorato direttamente con lui, però siamo tutti colleghi, quindi tra ingegneri ci parlavamo, capitava che diceva, sono andato dentro, questo giro, le prime tre curve, si è chiuso lo sterzo, e poi io tanto so che lo fa, continua a spingere e alla fine smette. Cioè, è follia. Come una bambina a monella. Però scusa, solo uno... No, Virgi, devo mandare la pubblicità, credo prego. Che voi abbiate veramente... qualche problemino a uccidimi, ti prego. Finisci. L'aderenza, sì, sì. L'aderenza. Adesso parla Ferrari, c'è già il nome, è un problema. È un programma. Il pneumatico, il compound, da quello che è l'assetto, il setup della moto. Avete poche idee, forse ben confuse? Dì di sì. Perfetto. Sì.